Buonasera da Enrico Spada, buonasera a tutti gli amici del Volley. Volley to You torna come sempre il mercoledì sera per raccontarvi le storie della pallavolo italiana. Ringrazio e saluto il mio compagno di viaggio Gianmario Bonzi. Ciao Gianmario. Ciao Enrico e benvenuti a tutti. Noi ovviamente invitiamo tutti i nostri telespettatori day by day a venire a trovare tu e tutti gli amici di Sport Today tutti i giorni alle 18:25 con tutte le notizie del giorno e gli approfondimenti, il nostro TG sportivo. E salutiamo Gianmario assieme il nostro ospite di oggi, il libero dell'Allianz Milano, Nicola Pesaresi. Ben arrivato Nicola. Grazie, ciao, ciao, un saluto a tutti. Ciao Nicola, ben arrivato e complimenti, perché insomma se c'è una squadra che sta facendo particolarmente bene, molto meglio di quello che ci si poteva aspettare alla vigilia, è proprio Milano che è lì, è terzo posto in classifica. Nicola, la guardi ogni tanto questa classifica, la carezzi così, perché credo che sia veramente bella da vedere per voi, no? Ma la accarezziamo, diciamo, come hai detto tu, però è ancora presto per guardare la classifica, è solo l'inizio del campionato e quindi, ripeto, è solo... La guardiamo da lontano, ci fa piacere essere al terzo posto, però dobbiamo... sicuramente guardare avanti ai prossimi appuntamenti. Siamo contenti di questo inizio, questo è ovvio. Gian, te li aspettavi dalla squadra della tua città 5 vittorie su 6 in questo avvio di campionato? Ma in parte anche sì, ti dico, quando c'è da parlare di Milano maschile volley ho sempre sensazioni particolari, perché noi di questa città abbiamo un rapporto strano con il volley, cioè nemmeno con Giorgio e Lucchetta siamo riusciti a vincere il campionato con la Mediolanum di Berlusconi per tutta la metà degli anni 90. A Nicola non chiederò di vincere il campionato, però ti chiedo intanto di dirci qual è un po', non tanto il segreto, ma la chimica di questa squadra delle prime giornate, che cosa ha funzionato meglio, diciamo così. Beh, sicuramente la qualità del gruppo, non solo a livello tecnico ma anche di mentalità. Ci siamo trovati dall'inizio subito bene e i nuovi innesti si sono inseriti molto bene nella squadra e questo sicuramente è stato un vantaggio. Stiamo bene insieme e quindi vogliamo proseguire così. Nicola, non è una ricetta perfetta, quella del gruppo, si crea un nuovo gruppo, tutti pronti, tutti, perché ad esempio prendo l'esempio di Trento, ecco, lì tutti quanti dicono ha cambiato tanto quest'estate, quindi ha bisogno di mettere assieme, di trovare l'amalgama giusta, quindi diciamo che voi avete trovato qualcosa in più, qualche cosa che in questo momento vi permette di essere là in alto, no? Sì, hai detto bene, ci sono tante squadre che hanno cambiato e in parte anche noi abbiamo cambiato, però alcuni elementi che erano già qua in passato sono secondo me riusciti a creare un qualcosa di particolare e per tutti coloro che arrivano, per tutti i nuovi arrivati è un po' più facile inserirsi, grazie anche a loro ovviamente, e questo è una cosa che ho percepito. E per quanto riguarda il resto, ovviamente è ancora presto. Siamo solo all'inizio del campionato, c'è stato poco tempo ancora per tutte le squadre di allenarsi, perché nell'ultimo periodo abbiamo giocato parecchie partite e quindi i veri valori probabilmente si vedranno più in là, però intanto noi siamo contenti del nostro percorso. Beh, un quarto di campionato già ne è andato via, no? Quindi diciamo che comincia a essere abbastanza sensibile veritiera la classifica, no? Che dici? Sì, ma ripeto, chiedevo a Gianmario così ti fa lui la domanda. No, ma poi lo lasciamo parlare, ci mancherebbe altro, è lui che deve parlare. In parte sì, in parte secondo me le carte si rimescoleranno ancora.
Io avevo una domanda da porti, nel senso che tu sei al terzo anno a Milano, giusto? Sì, esatto. Ecco, c'è la sensazione, poi alla fine torno sempre lì, c'è la sensazione che prima o poi si possa arrivare con questa società a lottare per un grande traguardo? Te la butto lì. Ma allora, sicuramente è nato e un progetto iniziato qualche anno fa con questa società che puntava all'alto livello e a provare a giocare per vincere qualcosa. E adesso siamo in un momento un po' particolare per tutti. La situazione Covid ha un po' rimescolato le carte, quindi, ma non solo per Milano, ma per tutte le altre società di pallavolo e non solo a livello mondiale, è una cosa gigante. Quindi ci si è ridimensionati un po' tutti. È ovvio che io spero che la società cercherà di tornare a quello che voleva inizialmente. Noi comunque ci siamo anche quest'anno e sei lì che vogliamo lottare per fare qualcosa di buono. Mi sembra che l'abbiate dimostrato, che ci siete anche quest'anno. Io, cioè, l'hai detto tu, no? Speriamo che la società torni a quello che era il progetto iniziale, però è la stessa cosa che è successa in tanti altri posti, cioè va via l'uomo chiave, no? Possiamo dire Abdelaziz, giocatore a cui non si rinuncia così a cuor leggero, però è andato via Abdelaziz e voi avete trovato comunque il modo per sostituirlo, non solo con Patry, ma insomma, diciamo con un sistema di squadra che è un po' cambiato. Ce lo racconti anche dal punto di vista tecnico, tattico, che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Ma probabilmente sì, l'anno scorso avevamo in Nimir l'uomo punta della squadra. Quest'anno è una squadra più equilibrata, che ha più carte da giocare, e sicuramente i nuovi arrivati, le tre bande, compreso l'opposto, sono nuovi, ma sono davvero ottimi giocatori e ci stanno dando una grande mano. E quindi siamo una squadra che è più equilibrata e si gioca così le sue carte. Sì, credo ci sia qualche problema con la regia, ma eccolo qua, perfetto, l'abbiamo ritrovato Nicola, probabilmente avevamo perso l'inquadratura. Vai Gianmario, prego. Ma Nicola, delle squadre affrontate finora, che cosa ci puoi dire? C'è qualcuna che ti ha sorpreso in un senso piuttosto che in un altro? Ma allora, all'inizio era partita molto forte Monza e quindi quando l'abbiamo incontrato sapevamo di incontrare una squadra veramente in forma. Poi sappiamo i suoi risultati successivi, però l'avevo vista davvero bene e quindi probabilmente era lei la squadra un po' sorpresa, tra virgolette, sorpresa, perché comunque ha un ottimo roster. Ecco, fammi dire solo una cosa, Rico, mi dispiace per Coach Soli, che è stato esonerato, perché l'anno scorso ho avuto modo di commentare con lui la Nations League, con Pesaresi che l'ha giocata, poi ne parliamo magari, e mi dispiace molto, poi per il resto non entro nei dettagli. No, però vogliamo dire che concordo anch'io, Fabio, ho avuto modo di conoscerlo molto bene a Ravenna, insomma lo aspettiamo. È una bella persona. Esatto, lo aspettiamo ospite qua perché insomma speriamo poi che ritrovi lo slancio giusto per poi prendere e iniziare una nuova avventura. Nicola, volevo farti un'altra domanda, però mi ha fatto Gianmario, mi ha stuzzicato una domanda. Insomma, già tre panchine saltate in 6 giornate di Superlega, diciamo che non è una cosa usuale, no? Quindi diciamo che la pallavolo si sta un po' calcizzando, uso un termine bruttissimo, però si sta allineando con il mondo del calcio, oppure secondo te è solo un caso, insomma? Ma questo no, non me lo saprei dire in realtà. Sicuramente hai percepito quella anche quel nervosismo, quella tensione che poi porta il dirigente a dire no, basta, cambio allenatore, oppure
oppure secondo te, ripeto, c'erano situazioni, perché insomma se ne sono andati tre allenatori che di fatto erano lì da un po' di tempo, no? Sì, è vero, già è solo la sesta di andata, già ci sono stati tre cambi in panchina, come avete detto voi, però poi ogni situazione va analizzata al proprio interno e io da fuori non saprei rispondere. Però la pallavolo è sempre la stessa, insomma, non è che... Vedremo se sarà un caso negli anni successivi, ricapiterà. Esatto. No, io invece volevo la partita che ho seguito con più attenzione vostra è stata proprio quella con Ravenna, perché per motivi dovevo fare la telecronaca, quindi ovviamente sono riuscito a vederla molto, molto bene. È stata tra l'altro una bellissima partita per chi l'ha vista, per voi forse un po' meno, perché non è, diciamo che non avete tenuto quella continuità che invece siete riusciti a tenere in altre occasioni, però io continuo a dire, vi ho visto due o tre volte e continuo a dire che i vostri segreti sono due, vabbè, oltre a Pesaresi che è un signor libero, ma cioè, avete un allenatore che è uno spettacolo in panchina e avete un palleggiatore che davvero sta dimostrando tutto il suo valore e la sua continuità di rendimento. Mi sbaglio? No, hai detto bene tutte le cose e tra l'altro mi ero dimenticato di citare prima Ravenna, che è stata sicuramente la sorpresa iniziale di questo campionato, perché gioca davvero bene a pallavolo e ha messo in difficoltà tante squadre e anche noi. E, per il resto sì, noi cerchiamo di dare tutto il massimo e Ricky oramai con lui gioca insieme da 3 anni e sta crescendo, è giovane ancora ma sta crescendo davvero tanto e il nostro coach ci dà quel qualcosa in più, quell'energia che lui mette sempre, i suoi consigli. È un'organizzazione di gioco davvero, davvero spettacolare, davvero è bello guardare, è bello vedere Gianmario, vedere giocare Milano è veramente bello, perché sono sempre tutti al posto giusto, al momento giusto, e Nicola è un po' il regista là dietro, no? Riesce sempre a regalare anche ai propri compagni quella sicurezza, quella capacità di tirare su palloni anche incredibili, perché hanno fatto cose incredibili anche in quella partita con Ravenna. Prego Gianmario. E a proposito, con Riccardo Sbertoli hai giocato in nazionale lo scorso anno la Nations League di volley, ne parlavamo prima a microfoni spenti. Volevo solo chiederti che esperienza è stata quella lì, perché non è considerata la manifestazione più importante neanche lontanamente, però può essere un'esperienza particolare, no? Assolutamente, è stata una bellissima esperienza e, dove l'Italia, che aveva lasciato a riposo un po' i suoi giocatori più forti... Esatto, in funzione olimpica, però ci siamo trovati come un nuovo gruppo, ma fin da subito bene, e secondo me abbiamo disputato una bella Volleyball Nation League. E, ho dei bellissimi ricordi di questa manifestazione, dove devi viaggiare in a varie nazioni del mondo, e giocare, viaggiare... Però si sta tanto tempo insieme ed è stata una bellissima esperienza. Ecco, giocare e viaggiare speriamo che torni di moda, in questo momento non lo è tanto. E io vorrei chiederti appunto, questa esperienza è un'esperienza che, insomma, da qui a 10 mesi, se tutto va come deve andare, facciamo gli scongiuri, purtroppo stiamo vivendo un momento difficilissimo e proprio in questi giorni probabilmente si prenderanno decisioni sulle Olimpiadi, però il sogno olimpico è ancora in piedi per te personalmente oppure no? Ma allora, intanto voglio dire che sono stato molto contento di aver partecipato alle qualificazioni olimpiche l'anno scorso. Devo poi essere realista e dire che sicuramente davanti, prima di me ci sono altri miei colleghi che sono più in ballo per le Olimpiadi, però... Due, bisogna... Bisogna anche dire che le Olimpiadi...
bisogna anche dire che alle Olimpiadi purtroppo andrà solo un libero per quanto riguarda le Olimpiadi. Ci spero ovviamente. Intanto cerco di far bene quest'anno qui con Milano e poi vedremo in estate prossima. Allora, vogliamo parlare anche, Gianmario, della partita che aspetta Nicola domenica prossima, perché è una partita molto particolare. Prima dell'inizio della trasmissione hai chiesto a Nicola di dov'era, gliela ripetiamo questa domanda. Da dove arrivi tu, Nicola? Io dalle Marche, esattamente un paesino che si chiama Montecassiano, in provincia di Bene, e domenica dove sarete a giocare? Macerata. Domenica saremo a Civitanova contro la Lube. Quindi insomma, diciamo che per te sarà una partita. Ritorno nelle belle Marche, come io dico, tanto scherzando con dei miei amici. Una partita particolare soprattutto per un motivo, perché ve l'andate a giocare da terzi in classifica contro la seconda in classifica. Adesso, appena recuperiamo Gianmario, ricoinvolgiamo anche lui nella discussione, però. Eccolo qua. Eccolo, Gianmario, ci sei. No, dicevo, andate a giocarvi questa partita da secondi in classifica, cioè da terzi in classifica contro la seconda in classifica, e sarà una partita, anzi, credo la partita di questo settimo turno, no? Dicevi a me, Enrico? E infatti. No, dicevo Nicola. Ah, ok. Sì, al di là della classifica, sicuramente incontriamo un avversario molto forte, tra i più forti della Superlega, e quindi ci aspetta una partita complicata, ma allo stesso tempo bella da giocare. E quindi scenderemo a Civitanova, consci di trovare di fronte un grandissimo avversario, ma provando a giocarci le nostre carte, a giocare la partita per a vincerla comunque, perché si sta campo. Pesaresi Balaso sarà sfida nella sfida, no? Che cosa vuoi dire del tuo prossimo avversario, che immagino tu conosca molto molto bene, e insomma che messaggio gli vuoi lanciare oggi? È che anch'io cioè che io riceverò delle belle bordate perché hanno dei grandissimi battitori, ma arriveranno anche da Milano dei grandi bombardieri. Sicuramente no, però più che altro diciamo, raccontacelo un po', Balaso, come giocatore, e qual è secondo te la caratteristica che gli strapperesti via, insomma. Ma intanto è ancora giovane e ha già avuto delle grandi esperienze perché ha giocato negli ultimi anni a Civitanova vincendo Champions League, Scudetto, quindi ha dato merito che è cresciuto molto e sicuramente in difesa è un gran difensore, quindi faccio comunque i miei complimenti perché sta crescendo molto. Gianmario? Beh, questo è un match particolare perché potrebbe essere un punto di svolta. Tutti aspettano la sfida tra Perugia e Civitanova per lo scudetto, anche se all'inizio noi stessi, Enrico, avevamo detto forse Trento o qualcosa in più. Io continuo a dire che Trento non è fuori, eh. Io l'ho detto No, no, anche no, nel assolutamente. TG Sportivo, secondo me Trento, poi sentiamo magari anche Nicola sull'argomento, però secondo me No, non ma è fuori. neanche secondo me. Però se per caso fai tutti gli scongiuri, Nicola, ma se per caso dovesse arrivare un'impresa vostra, si aprono altri scenari, secondo Cambia me. tutto. Ma no, cambia che festeggeremo un'altra bella vittoria. E poi da lunedì prossimo ripenseremo alla sfida successiva. È un campionato difficile quello di quest'anno. Oramai lo diciamo da qualche anno, ma quest'anno ancora di più. Tutte le squadre sono ben attrezzate e se non si scende in campo con la giusta energia al 100% si rischia con tutti. Per noi che guardiamo, Enrico, perdonami, poi ti lascio la parola, è molto bello, nel senso che non c'è una partita scontata, anche se in questo momento due squadre sembrano superiori alle altre, però poi in realtà può succedere di tutto e questo è molto intrigante. Da anni diciamo che è il campionato più difficile del mondo, lo è sicuramente, e nonostante quello che è capitato quest'estate, cioè un mercato complicato, qualche giocatore che è andato via, vedi Zaitsev, Nelly, eccetera,
mi sembra ancora più intrigante questo torneo, onestamente. Però siamo all'inizio, quindi è ancora presto. Sì, devo dire che insomma è intrigante grazie anche all'Allianz Milano. Io appunto vorrei coinvolgere Nicola in quella discussione di prima, cioè vi trovate praticamente con 8 punti, se non sbaglio, più di Trento dopo 6 partite. È vero che Trento deve recuperare ancora una gara, vi trovate con tanti punti anche in più rispetto a Modena. È vero, adesso tu mi dirai no, non è vero, non sono fuori dai giochi, tutto quanto, però in che cosa mancano queste due squadre in questo momento? Bah, torno a dire che ogni partita quest'anno è difficile per tutti, quindi non ci sono risultati scontati. Sicuramente penso che Trento, Civitanova, Perugia abbia qualcosa in più. E quindi restano le favorite. Poi l'inizio di Piacenza e Modena non è stato dei migliori, ma torno a dire che il vero valore delle squadre si vedranno tra un po', e noi dobbiamo pensare a noi come squadra e cercare di migliorare il nostro livello di gioco e pensare una partita alla volta, e poi si vedrà più avanti cosa succede. Ogni partita va giocata al massimo. Se vinta, festeggiata; se persa, si spiega. E pensare alla prossima. Funziona così. Gian, ultima domanda per Nicola. Ma siccome abbiamo avuto ospite anche un grande Grebennikov, che ci ha fatto veramente morire dalle risate, però con lui abbiamo parlato del ruolo del libero. Qual è l'aspetto fondamentale secondo te? Lui ci ha detto che devi dare fiducia ai compagni, cioè i compagni si devono fidare ciecamente del libero. Per te? Sono d'accordo, assolutamente. La mia idea è quella di cercare di trasmettere più positività e tranquillità per quanto riguarda una parte del gioco, che è quella del cambio palla, e quindi cercare di appunto trasmettere fiducia ai miei compagni di reparto e un po' a tutta la squadra. E poi c'è anche un'altra parte, che è quella di cercare di dare energia attraverso la difesa, che è un termometro, come dicono in molti, delle squadre, e quindi dare grinta, energia alla squadra. Quindi è un po' un mix tra tranquillità e grinta. Spiegare il ruolo del libero, ecco. Nicola, in tutto questo c'è anche una bella possibilità per voi, che è quella di giocarvi una Coppa Europea, nella quale, insomma, guardandovi un attimo attorno, non mi sembra che ci siano tutte queste avversarie impossibili da battere. Quindi diciamo che il grande obiettivo di quest'anno è quello di alzarla, questa Coppa? Ma sicuramente lo era l'anno scorso, e quest'anno sarà lo stesso, cercare di arrivare fino in fondo. Adesso io ancora non so, non ho visto almeno io personalmente tutte le squadre che ci sono in questa competizione. Sì, però si frettano, cioè, ne arrivano dall'altra coppa, insomma, quindi ancora non si sa. Forse tutto. Sì, esatto, e quindi appunto, pensare una partita alla volta anche in quella competizione, però cercare assolutamente l'obiettivo di fare una. Cosa la posso dire? Cioè, sulla carta siete i più forti, quindi al di là di chi arriverà da su o da giù. Insomma, ma la carta non gioca mai, quindi bisogna bravo. Va bene. Noi, l'ultima cosa invece che ti chiedo è questa, cioè, ritornando al campionato, Nicola Pesaresi sarà contento a aprile se? Ah, bella domanda. Non voglio pormi limiti. Quindi lo vediamo. Hai visto il numero di Gianmario? Quindi 4 posti. Facciamo,
Io sono fiducioso, ma sono anche uno con i piedi per terra e penso che, come ho già detto prima, pensare un passo alla volta. Poi vedremo come arriveremo a fine stagione, se saremo contenti o meno. Va bene, quanti punti di bagger fai quest'anno? Diretti? Questo come obiettivo me lo pongo, 2/3. 2/3, ok, andremo a controllare settimana per settimana. Mettili lì, negli angolini, chissà. Quando spigono qualche ricezione, dai. Bene, Nicola, noi ti ringraziamo tanto, facciamo un grande in bocca al lupo a Milano, a partire da domenica, e non ce ne vogliano gli amici di Civitanova, ma insomma, poi quando avremo gli ospiti di Civitanova faremo in bocca al lupo anche a loro. Sarà una grande partita, la seguiremo ovviamente in diretta, come seguiremo, lo ricordiamo a tutti i nostri telespettatori, in diretta invece la partita di Perugia tra Ser Safety, Conat Perugia e Consar Ravenna. Questa la seguiremo con la nostra teleradio cronaca e poi daremo ovviamente gli aggiornamenti di tutte le partite che si stanno giocando. Invece ogni giorno alle 18:25, Gianmario, che succede? No, non ti sentiamo più. C'è Sport Today, stasera c'è anche Brescia Busto, recupero del campionato in Serie 1 femminile. Bravissimo, perfetto. Ok, quindi Sport to You tutti i giorni alle 18:25. Nicola, grazie, in bocca al lupo all'Allianz Milano, grazie. E un saluto particolare appunto a tutti i giocatori che stanno affrontando una stagione difficilissima con tutti i problemi che ci sono, e veramente vi siamo vicini perché riuscite a farci comunque divertire nonostante tutto. Grazie a tutti voi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi. Grazie a Gianmario, ci vediamo la prossima settimana con un ospite molto importante. Alla prossima, grazie, ciao Nicola. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.